Allora, sono qua con solito con la messa in tavola di un mio alunno. Ecco, al di là della cosa più lampante che dà fastidio è questo diametro qua che dovrebbe essere messo così, però per non andare fuori dal cartiglio. Però questo qua potevo mettere anche raggio, vado qui in linea di associazione, raggio, risulta anche più teoricamente anche. Secondo norma è più corretto così, poi vabbè, questo fammelo arrivare fino a qua, però vabbè, dopo qui si poteva vedere, ok, e non c'era necessario neanche, questo si potrebbe anche nascondere o lo sposto di qua, poi qua vabbè, manca lo smusso, però lasciamo stare che ci sono un po' di robe, ok, che sono formali, questo qui che devo spostarlo, vabbè, qua, vabbè, però alla fine quello che volevo concentrarmi è su questo. Con la ISO 22081 non posso usare la concentricità. Devo usare il profilo di superficie. Boh. Non posso nemmeno usare il codatum, ma devo mettere A tratti, separato B. Sono separati comunque. Ok. Beh, così dice la norma. E dunque non il codato ma i singoli dati. E in più, quindi non è che devo tenere quella minima che ho qui, ma devo tenere quella generale. Un decimo, due decimi, a seconda del disegno, tre decimi, cinque decimi. È solo per dire, tolleranza generale, la forma deve essere dentro questa specie di offset. Ok, della forma che deve mantenere questa forma qui. Ecco. Dunque, non concentricità, ma profilo di superficie. E i dati, i datum vengono presi singolarmente. E questa è, diciamo, è la cosa più, a mio avviso, importante. Vabbè, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.